30.000 spettatori, il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che profuma di Serie A. Di fronte Sampdoria e Napoli, appaiate al quarto posto della classifica a quota 47 punti. Le uniche due squadre che nell'ultimo decennio hanno saputo interrompere l'egemonia di Milan e Juventus conquistando uno scudetto a testa. I partenopei nel 90 e i blu cerchiati nel 91. Tra i pali della Sampdoria c'è Bigliazzi che sostituisce l'infortunato Sereni, mentre nel Napoli non c'è Nielsen, al suo posto Lopez. Perfettamente in equilibrio la situazione numerica delle due compagini, 12 vittorie e 11 pareggi, 7 sconfitte per entrambe. Dopo un inizio di studio la Samp beneficia della prima palla a gol quando sono trascorsi 17 minuti. Dionigi, già 7 reti finora, di cui 4 decisive, trova però sulla sua strada Coppola che ne vanifica il tentativo. La replica azzurra è dell'altro bomber Stefan Schwok, che cerca il 17° centro stagionale con un doppio tentativo. La prima conclusione ribattuta, la seconda finisce a lato. È il 24° minuto, ma è la Sampdoria a fare la partita, a comprimere il Napoli nella sua tre quarti. Punge Vasari sulla fascia destra, ma sul suo invitante traversone, e dopo un primo tentativo di sgro Vergassola non riesce ad incornare. Calma, sembra dire Novellino, e ha ragione da vendere, perché la sua squadra va in gol al 42° con Antonino Asta, che dopo aver sfruttato un'indecisione di Ugo calcia di destro a fil di palo, rendendo inutile il tentativo di Bigliazzi. Primo gol per l'ex giocatore del Torino ed esultanza incontenibile sulla panchina napoletana. Si va a riposo dunque con gli azzurri partenopei in vantaggio in virtù di questo gol. Inizia la ripresa nel nome e nel segno della Samp, che dovendo recuperare cerca di fare di necessità virtù. L'azione Vergassola di Onigi Palmieri è molto bella, ma il portiere del Napoli respinge di piede. Rischia la squadra di Novellino, preme quella di Ventura che difetta però di precisione sotto porta. La fretta di dover recuperare a tutti i costi induce all'errore sgro. Troppo alta la sua conclusione quando scocca il 14° minuto. Ventura corre ai ripari, dentro Pesaresi, propulsore di fascia e fuori brasiliano Doriva. Ma il Napoli al primo contrattacco fa centro. Sakic mette giù stellone in area blu cerchiata e Braschi indica il dischetto del rigore. Stefan Schwok non sbaglia dagli 11 metri, realizzando così il 17° gol in questo campionato. 2-0 per il Napoli quando mancano 20 minuti al termine della gara. Altro cambio di Ventura, esce tra i fischi Palmieri, lo sostituisce Flachi. Risponde Novellino, che mette in campo l'ex doriano Bellucci al posto di Stellone. Ha addirittura la palla del 3-0 il Napoli, che sfrutta alla perfezione gli spazi che vengono a crearsi nella metà campo avversaria. Ma il doppio tentativo di Magoni non va a buon fine. Il primo è respinto dal portiere, mentre il secondo è troppo alto. Altri cambi nella squadra di Novellino. Miceli prende il posto di Matusalem e di lì a poco l'argentino Galletti sostituisce uno strematissimo Schwok. Ma il finale non regala più emozioni. Finisce 2-0 ed è la 13esima vittoria per il Napoli, che rimane solo al quarto posto a quota 50 punti. 3 meno dell'Atalanta, 4 meno della coppia Brescia-Vicenza. Prosegue invece il momento no della Sampdoria, che non vince dallo scorso 5 marzo quando si impose 1-0 a Terni. Ed è crisi.